insomma, è entrata in vigore ufficialmente questa nuova riforma sanitaria, 3 ASL, si parla anche di farmaci però molto cari per quanto riguarda la farmaceutica ospedaliera. Intanto, da un punto di vista di riforma, siete partiti? Beh, stiamo partendo, adesso comincia il lavoro vero, fatta il quadro normativo, comincia diciamo, l'attuazione delle norme che abbiamo previsto e messo in piedi. Io sono fiduciosa che nel momento poi dell'attuazione si vedrà davvero tutto il valore della riforma al di là di quello che abbiamo scritto e mi auguro che immediatamente, in tempi molto rapidi, si vedano i risultati sulla vita delle persone e sulla possibilità di avvicinare di più i servizi alla gente. Quindi mi aspetto che a breve si comincino a vedere i risultati. E la farmaceutica? La farmaceutica, ho provato a spiegarlo, in realtà noi siamo in linea con la media nazionale nella spesa farmaceutica ospedaliera se consideriamo il valore aggiunto che la Toscana su tutto questo ci mette. Non solo il fatto che la Toscana spende in gran parte su strutture pubbliche che naturalmente sono considerate solo queste nei conteggi di AIFA, mentre in tante altre regioni è considerata anche la spesa privata, si aggiunge a quella pubblica, ma noi abbiamo pochissimo privato e quindi è quasi tutta spesa pubblica. Non solo questo, ma noi spendiamo molto per dare risposte anche a persone che vengono da fuori regione. Abbiamo quasi 10 milioni di euro di spesa extra regionale e poi sicuramente noi paghiamo e consideriamo e diamo risposta come livelli essenziali di assistenza a tante problematiche, a tante malattie che invece in altre regioni non sono considerate tra i livelli essenziali di assistenza. Questo vuol dire anche spesa farmaceutica, ovviamente, per affrontare problematiche che in altre regioni invece sono lasciate alla disponibilità dei privati. Quindi si può dire che la Evidente, il parallelismo è proprio questo, spendiamo di più ma diamo anche più servizi, curiamo più malattie e quindi forniamo più farmaci gratuitamente di altre zone. Questo non vuol dire che la spesa farmaceutica non debba naturalmente essere tenuta sotto controllo e ci staremo attenti, però se sommiamo tutto questo in realtà la Toscana è in linea con la spesa delle altre regioni.